La Formula 1 si sposta a Budapest, sul circuito dell'Ungaroring. Quali sono le caratteristiche principali? Ne parliamo con il responsabile dell'ufficio stampa sportiva della scuderia Ferrari, Alberto Antonini. Quello ungherese è un circuito un po' particolare, è molto tortuoso, pochi rettilinei, alto carico aerodinamico, una pista che privilegia la trazione e l'aderenza meccanica magari sulle caratteristiche del motore. La scuderia porterà degli aggiornamenti, quindi di conseguenza nell'ambito del normale processo di adattamento delle procedure e della tecnologia riguardante un po' tutti gli aspetti della SF15T appunto per questa pista. Come ha reagito la scuderia dopo l'ultimo Gran Premio in Gran Bretagna? Probabilmente è vero che a Silverstone abbiamo raccolto più di quello che meritassimo, ma è anche vero che nelle due gare precedenti, in Canada e in Austria, era stato l'opposto, avevamo raccolto meno di quello che meritavamo. In realtà non c'è bisogno di una particolare reazione, noi continuiamo il lavoro con umiltà e con determinazione, sapendo bene quali sono i nostri obiettivi e le nostre capacità. Cerchiamo naturalmente da questa gara di tirare fuori il massimo possibile. In Ungheria ritorna una scelta di pneumatici, per così dire, più morbida, con mescole medium e soft. Cosa significa questo per la Ferrari? Significa innanzitutto che le gomme non devono diventare una scusa se le cose non vanno come ci si aspetta. È vero che in alcune gare in cui la mescola più dura era la scelta della Pirelli abbiamo sofferto più che in altre e più di altre, però la gestione della gomma, portarla in temperatura anteriore e posteriore e il rapporto che c'è fra la prestazione e la tenuta è purtroppo un argomento molto complesso e se viene anche banalizzato a volte sui media, la realtà è che non esistono risposte semplici a domande così complicate. Al solito, naturalmente, in questa pista, che dove appunto la gomma, l'aderenza della gomma è una componente fondamentale, bisognerà lavorare al massimo per avere la condizione migliore. Questa è l'ultima gara prima della pausa estiva. Un appuntamento importante per la stagione? Tutte le gare sono importanti. È chiaro che vorremmo arrivare a questo break stagionale in cui tutta l'attività della Formula 1 si fermerà con un buon risultato. Daremo il massimo come sempre e faremo in modo da tornare più forti di prima dopo la pausa estiva con la prossima gara che sarà in programma a Spa in Belgio.